Crociate le gambe e benvenuti sul nuovo gioco degli Avengers. Incredibile! Abbiamo qui davanti a noi Black Widow, Iron Man, Capitan America, Hulk e Thor! Vichingo fino alla fine! Ragazzi, quanto aspettavo questo momento. Ci prospetta un'avventura nuova e entusiasmante, probabilmente ai livelli di Spider-Man. Bene, sono troppo contento di iniziare insieme a voi. Partiamo subito con la campagna e giochiamoci questa nuova avventura. Guardalo, guardalo! Lo vediamo ogni giorno di più intorno a noi. Chi ha i poteri... Dov'è Thanos? Che è il mio Avengers preferito. Gli Avengers non erano così. Non ne ho mai dubitato. Penso che tutto... Guarda sia lì. Accaduto per un motivo. Forse è proprio quello che stavo aspettando. Forse sono finalmente parte di qualcosa di... più grande. Ma è Kamala! Ma io non so niente di questo gioco. La Crystal Dynamics l'ha fatto, eh? Ok. San Francisco? Si vede il ponte, Abu, guarda! Che grafica, però! Era ora. No, ragazzi, è così. I sedili non si inclinano. È bellissimo. Perché lo chiamano Golden Gate Bridge se non è dorato? Mamma mia, ma... Ci sono okay. Così tanti bambini. Scommetto che le loro storie sono incredibili. Competizione serve a renderci più forti. E se la mia storia non dovesse piacergli, se non fosse adatta? Deve essere perfetta, capisci? Deve fare una storia sui supereroi. Quando sei nata, dissero che avevi degli occhi da triglia. Cosa? Ma io pensai che i tuoi occhi fossero la cosa più bella del mondo. Questo ha letto sulla Treccani per trovare questo termine. Siamo tutti unici, Kamala. E tu devi esserne orgogliosa. Ti voglio Sagge bene. Parole. Io più di te. E sono sicuro che tu possa vincere. Oh, riesci a immaginartelo. E il vincitore per la miglior fanfiction di sempre è... Avengers contro le lucertole malvagie delle fogne di Kamala Khan! E la folla comincia a esultare. Questo è lo spirito. Secondo me no. Comunque il suo potere è far fanfiction, allora. O tu perda. Oh, starò comunque bene, Abu. Oh, Beta, il bene non è parte di te. È qualcosa che fai. Esattamente. Stavo quasi per preoccuparmi che fosse un cattivo. No, eccola lì, il mio posto preferito. Perché non sono nato lì dentro? Perché non sono nato lì dentro? Vabbè, stanno facendo una festicciola nella porta aerea Avengers, comunque. Presto, Abu, andiamo. D'accordo, mamma d'accordo, mia. Cerca di stare calma. Ragazzi, potrei incontrare i miei eroi preferiti. Dov'è Thanos? Dov'è il Thanos? Io voglio solo Thanos. È incredibile. È colpa mia se mi piace Thanos. Concorso di fanfiction. Porco schifo! Ed eccoci qua, appena arrivati. Guardate che roba. L'Avengers Day, ormai si fa festa. Dopotutto ci hanno salvato più volte la vita. Kamala al rapporto, capi. Capitan America. Widow. E Thor. Vivo sia così alto. Porca vacca, se Hulk è così. Per fortuna sei solo una statua. Per fortuna, cacchio. E Iron Man. Sempre in posa. Sempre il figo. All'Avengers Day. Ehi là, signorina, sono una VIP. Fammi passare. Ciao, posso chiedere il tuo nome? Kamala Khan. E questo è il mio papà. Yusuf. I Khan, ottimo. Provate la nostra caccia al fumetto. Se li recuperate tutti e cinque, potrete accedere alla balconata VIP. Quando li avrete tutti, passate il vostro telefono davanti all'ascensore e potrete salire. Divertitevi. Non hai già abbastanza fumetti? Ma la balconata... Non sono mai abbastanza! Devo farlo! Figo, ma spero di vederli anche dal vivo. Ma quanti anni ha praticamente Kamala? Non mi ricordo. Cioè, qua la voce che sembra che abbia 5 anni. Ok, ora posso... Io ho il potere! Ho il potere di vedere dove sono i fumetti! Dove sono i fumetti? Voglio Oh, qua ce n'è uno. Credo che questo sia un fumetto. Ok, l'ho trovato. L'ho trovato. Credo che poi dobbiamo fare un gioco qui. Ah, guarda la realtà virtuale.
Ha fatto passi da gigante. Capisci i bersagli rossi, ma non solo i bersagli rossi. E se colpisco un bersaglio verde, aia. Ok. Posso sparare? Voglio sparare al tizio. No, credo che il laser sia finto, peccato. E non rialzarti. Cavolo! Cavolo! Uvetto. E questo numero ora è mio. E nessuno me lo può rubare, altrimenti divento una villain. Ne vai a un numero. Ehi, tu! Maledizione. Tutto bene? No, ho già questo numero. Mi serve quello di Captain America per completare la serie. Aspetta, se trovi dei doppioni, vuoi fare cambio? Certo. A me non mi interessa del bel ragazzo, a me interessa della bella rivista. Devo trovare. Voglio la bella rivista io. Porca vacca, io pensavo che me lo regalasse per un attimo. Mamma mia, qua ti devi dare al crimine, ti devi dare la macchia. Questo è vuoto. Ma quelli sono... Oh, cavoli, quanti repulsori. Ma funziona? Oh, cavolo. Ma quindi Tony Stark produce giocattoli. È davvero bellissimo. Mamma mia, questa è roba figa. Ma che atrocità è mai questa? È il miglior cosplay che abbia mai visto. Mi ho sputato dappertutto. Ah, chiedo scusa. Sei molto piccola, è difficile vederti. Non devi temere dinanzi al figlio di Odino, anche se ne comprendo l'istinto. Come ti chiami? Grazie, Brad Pitt. Oh, Kamala Khan. E cos'è quell'aggeggio che tieni lì? Un raggio mune ad alta densità. L'ho rubato al tuo amico. Il guanto repulsore della Mark III, il primo amore di Tony Stark. Guarda che palle esperta. Per la barba di Odino, fa paura quasi quanto il suo proprietario. Odino è con noi! Sei simpatico. Sì, lo so. Ammira una vera arma che non necessita di migliorie. Ah, ok. Wow, 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 wow. Wow, posso prenderla? Se sarà degno, degna, possiederà il potere di Thor. Esatto. La differenza tra i giocattoli di Stark e la potenza di un dio. Che schifo, sì, non lo voglio più Stark, boom. Ma un eroe dovrà pure iniziare, no? Giusto? Sì, sì, certo. Sei davvero molto saggia per essere così giovane. Grazie. E questo è il mio potere. Per un big brain. Kamala Khan. Mi ricorderò il tuo nome. Ha ricordato il mio nome. Non posso credere di aver incontrato il dio del tuono. Ha ricordato il mio nome. Devo dirlo a papà. Papà. Papà, dove sei? Dov'è papà? Dov'è papà? Devo dirlo a papà. Devo dire a papà che Thor mi ha nominato. Thor senpai, torna da me. Prendiamo un altro fumettone qua. Ah, lo scudo di Capitan America. È finito. Ma lo scudo di Cap della Seconda Guerra Mondiale con cui ha colpito Hitler. Hitler? È fantastico. Come già? Scusatemi. Questo non la sapevo, ragazzi. Ehi, perché pensi che non sia una vera fan? Anch'io ho il diritto di stare qui. Ah, bel doppiaggio. Beh, Ma è normale, eh? Ma anche lei è perplessa. Quando la folla e la stampa e il mondo ti dicono di spostarti. Ha detto di spostarla. Tu piantati come un albero accanto al fiume della verità. Aia, e aia. E di tutti no. Aia. Spostatevi voi. Oh. Vai a fancuore, fanciulla. Non c'è il doppiaggio. Ma si sono dimenticati di doppiare sto qua. Che cosa? È la cosa più strana e cringe che abbia mai visto. Ok. Grandioso. Hanno finito i fumetti. Capitano America. Per quel che vale, sei stata molto coraggiosa. Grazie. Ci credo. Sei una fan di Captain Marvel. Non è qui, ma le saresti piaciuta. Scusa, ma tu sei Captain America. Meglio. Io se prega di sono lei. Sono Kamala. Kamala Khan. Khan.
cane. La tua storia, le malvagie lucertole... Lucertole delle fogne, sì. Sì. Ha letto la fanfiction. La torre è piaciuta molto. Ha detto che hanno avuto un problema simile ad Asgard. Hai letto la mia storia. Tutte quante. È incredibile. Ehi, Cap, dobbiamo andare sul palco. Tarton è impaziente. Hai visto Thor? La mia wife. Essere arrivato. Io sì. Sì, pochi minuti fa era allo stand di Stark. Però probabilmente non è più lì perché si è allontanato. Sai com'è. Lei chi è? Nat, permettimi di presentarti una concorrente. Lei è Kamala Khan, esperta di lucertole malvagie delle fune. Oh, certo. Quella cosa che mi hai fatto fare col tombino era niente male. Non è Brofist. Nulla rispetto al tuo scontro con Madame Hydra. Quello era forte. Dobbiamo salire sul palco. Sì, a presto, Kamala. Ci si vede? Ci vediamo. Secondo me sotto Love Key mi odiano quella tutti. Quella era Capitan America. E quella era Black Widow. Fangirla! Sto parlando con papà, ma papà non mi guarda, si gira dall'altra parte. Sono davvero così brutta. Ce n'è uno qua, ma forte, non dovrei star qui. Altri fumetti. Non farti influenzare dallo show di Quelli sono scienziati che ho visto in TV. Il Terrigen non è un gioco per milionari. Quelli per sono gli scienziati della mia. Ora concentrati e pensa a ciò che conta. Con il nostro lavoro cambieremo il mondo, George. So che non ti piace lo sfarzo, ma ne varrà la pena, vedrai. Vorrà controllo e guadagno. Non glielo permetteremo. Questo è il tuo momento. Con i fondi della Stark e la tua mente, George, sarai un eroe per tutta questa gente. Non capisci? Siamo così vicini. Eccoti qui. Qualcosa mi dice che non sono proprio buoni. Sei sparita stamattina. Colpa del Bruce! Ma certo. Hulk! Che cosa c'è? Niente. È solo che stiamo ricevendo strane rilevazioni dal reattore. George, era giusto. Forse è troppo presto per annunciarlo in pubblico. Credi che potremmo controllare un'altra volta i calcoli? Sì, certo. Oh, grazie, scusami. No, tanto. No, questi nascondono qualcosa. Che ci fai qui? Questi dentro? Nascondono qualcosa. Non io... credo che Hulk sia... Scusa, mi sono persa. Scusa. Come no? Ma ora torniamo all'evento principale, ok? Non c'è questo numero. Fatto niente. Aspetta, forse posso scambiare questo numero con quel bambino. Ehi, bambino. Ehi. Ho il numero che volevi. Fantastico. Finalmente. Facciamo cambio. Ok, scambio Pokémon. Ci sono quasi. Balconata VIP, arrivo. Perfetto. Ok, credo di aver dato tutti i numeri. Ho tutti i fumetti, sono una VIP, una very important bambina. Direttore Fiori. Direttore, ha considerato che il reattore dell'elivelivolo potrebbe pure non il riuscire a contenere questo Terrigen? Non conosciamo Ti ancora... fermo subito. Non saremmo andati avanti se il progetto non fosse sicuro. No, è lui. La Chimera offrirà sicurezza, protezione degli Avengers e dello Shield combinati. Grazie. Sempre così. Bruno, tanto ormai non riuscirà a credere ai suoi occhi. Oh, wait. Ehi, ragazzina, sta attenta. Ok. Ma non dovreste tenere ste robe qui. È pericoloso. Sembrano i cristalli creazione di Apex. Adesso però voglio sembra ancora... Sembra magia. Ricordati come si è procurato la cicatrice Harry. Allora, dai. Oh, ecco l'ascensore per la tua balconata esclusiva. Vai. La scansione del telefono. Vai. Guardalo con... un bradipo. È perfetta la cover di un bradipo. Rappresenta il mio modo di vivere. Va bene. Stiamo andando? Graficamente molto molto carino e mi sta piacendo adesso, però ho voglia di sfogare i miei superpoteri. Cioè, è troppo un walking simulator ora. Sicuramente adesso... eccoci, perfetto. È il giorno più bello della mia vita. Ne sono lieto. Cap sta parlando. Che fanno apparire noi eroi molto più straordinari di quanto siamo da ora. No. Secondo, vogliamo inaugurare una nuova fonte di energia pulita chiamata Terra. Mi dicono che sia molto potente.
Per spiegarvi come funziona, l'uomo che l'ha scoperta, il dottor George Tarleton. Ma è lui! No, ma ragazzi, lo conosco sto qua, ma era un cattivo grazie, nell'universo Marvel. Capitano Rogers, la chimera è alimentata da un nuovo minerale, il Terrigen. 3 anni fa ho trovato una strana roccia, sì, nella baia di San Francisco. Dopo ulteriori test è risultato chiaro che questo minerale... Ciao San Francisco! Città con splendida gente, okay. Buon cibo e niente parcheggio. Beh, su questo ci sto lavorando. Bella voce. Cacchio! Mi ha guardato Tony! Yeah! Mamma mia. Tra tutti... Oh! No, un'entrata un po' troppo scenica. Andiamo via da qui. Vieni. Così a caso? Oh, ma già. Oh, ma già. Proprio ora che ci stavamo divertendo. Sembra grosso per essere un incidente. Non esistono incidenti. Tony, controllate. Vado subito. Mamma mia. Tony mi assomigliava un po', Non si sa mai. Ok. Con un po' di più muscoli. Quindi ora chi posso scegliere il mio eroe? Posso scegliere il mio eroe? Voglio il mio eroe. Sono... Stavi aspettando? Sì, ovviamente. Volevo recuperarsi. Aspetta, dimmi che sono... Sì, che molto più interessante. Iron Man. Una mossa. Dimmi che sono Iron Man. Thor, prova ad aprire una strada sul ponte. Ok, no, okay. Sono Thor, però ancora meglio. Via, via, via. Ci sono almeno... Sembra un attacco terroristico, ragazzi. Ci servono rinforzi. Oh, cavolo. Bene. Mamma mia. Thor distrugge, Thor spacca. Aspetta, quello era Hulk. Va bene, ma distruggo comunque. Prendetevi le mie martellate incredibili. Non mi fate niente. Questo è solletico per me. Questo è cavolo di solletico. Ok. Però devo avere altri poteri. Fammi capire, devo avere dei tasti. Quello ha preso. Abbiamo dei civili bloccati dietro le barricate. Ho capito, state dietro di me. Allora ci penso io. Vai. Non preoccupatevi, basta un colpo de martellozzo, torrolozzo. Vai così. Sarà divertente. Così. Con chi abbiamo a che Let's fare? Go. Si sono presentati. Ok. Gli appartengono allo SHIELD. Sulla luna. Provo a contattare il comandante. Ok, wait. Che hanno oggi per un bisogno motivo. Di una martellata di Sledge a Thor. Finché non avremo scoperto. Secondo me succede. Sledge al martello di Thor, qualcosa del genere. Mamma mia! Olla! Ehi, piccolino! Vieni tra le braccia di Thor. Sei ferito. No, guarda. Sono intrappolato. Ah, sono intrappolato. Per ma tua è fortuna, rompo. Sono potente. Grazie, Thor. Corri al sicuro. E dammi la tua codice di carta di credito. Noi Avengers dobbiamo mantenerci. Che cosa credete? Oh. Piacere, martello di Thor. Salve, addio. Thor, grazie. State giù, rinforzi in arrivo. Ragazzi, ma come siete ancora vivi dentro quell'autobus in fiamma? Vabbè, non importa. Ce penso io. Anche se vorrei avere più poteri, tipo ho il potere di volare come Thor col martellozzo. Credo che non sia il momento. Beh, un po' posso volare, dai, un po' sì. Ecco, quando inizio a pestarli così e mi dirigo a destra e a sinistra con il potere ascensorico del mio martellone. Io del tuono, chi ha detto che potevi prenderti tutto il divertimento? Aspetta. Senti, questa è la mia zona. Eccolo qua, guardate che furia! La furia di Thor è incredibile e non lascia scampo a nessuno. È stato notevole. Certo che voglio capire però che sta succedendo qui. Spavaldo, mi piace. Bene. Torna indietro, martello. Ok. Mamma mia, sono tantissimi. Belli organizzati. Bizzarro. Interessante, quindi non posso tirare il martello? Io credo che gli scudi non servivano veramente a niente. Potevate risparmiarveli. Ma se io tiro il martello e poi li pesto... Ah, li posso pestare anche con le mani. Le mani del figlio di Odino vanno benissimo. Non è finita, Stark. Ehi, tornate indietro. Scappano. E ora sono Iron... È bellissimo sto gioco perché puoi essere Iron Man, puoi essere Thor.
È un po' puoi essere un po' tutti. Quindi ci sta. E dai, Tony, sono importanti. Ok. Mamma mia, come piccole mosche cadranno. Come piccole mosche. Venite qua. Maledetti scorpi. Per destabilizzare il ponte. Oh, cacchio, no. Li ho costruiti io. Ah, veramente? Cavolo, allora beh, non è che hanno fatto un ottimo lavoro. Ok. Stati al riparo. Okay. Altri bambini da chi salvare. Chi di voi comparse da film di serie B mi ha sparato? Quando sei talmente forte che ti puoi permettere le battute. Scusatemi, mossa numero 2. Guarda il raggio ionico supersonico. Sta cercando l'elenco di carico completo. Il come stai? Non mi ricordo tutti gli attacchi a memoria, sono un fan della Marvel, ma non a questo livello. Vi terremo aggiornati e gusta bene. Io non lo sapevo che stessi ancora ascoltando. Omni Melma. Siete tutti degli Omni Melma. Omni Melma. Sta succedendo qualcos'altro. Oh cavolo. Di chi è stata la brillante idea di dotare aspetta i camion che di torrette? Tony. Ma ce li hanno rubati. Via. Hanno rubato le mie idee. Oh, per fortuna i super attacchi. Questa cosa è bellissima. Tira quel laser. Oh. Che succede laggiù, Tony? No, niente. È tutto perfetto. Spero solo che non abbiano. Ok. Oh, wow, 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 wow. Sto zitto. Hanno dei tali pulsar. Ecco, mangiatevi i miei pettorali pelosi. Cap, la nave non è pronta per volare. Perché si muove? Qualcuno è la stessa di Fortnite, ora che è noto. L'autopilota della chimera è inserito. Servono rinforzi, rientriamo. Negativo, proteggete il ponte. Quelle armi non devono entrare in città. Ricevuto. Tocca a te, Bruce. No! A me piace troppo Hulk. L'ultimo Hulk che ha giocato era vecchissimo, era una roba strana. Vai, arrabbiati, arrabbiati! Scaturisci la rabbia che c'è in te. Spietta in due. Vi mangio. È bellissimo essere Hulk. No, credo che l'eroe più bello da controllare sia lui. È caduto giù da un ponte. Beh, alcuni mi sa che dovranno morire quest'oggi. E non sarò io, Bruce, il brutto, il cattivo, l'Avengers più indomabile delle sacre terre avvengerose. Ok, oh, continua a muoverti. Aspetta. Sì, spezza tutto. Continuiamo ad andare avanti, ragazzi. Non è finita la gioia. Non è finita affatto. Mega salto. Mamma mia, fa pure il parkour, raga. È un dannato gorillone. Mamma mia. Pure i gorilli nella giungla prenderebbero paura. Alcuni nemici volanti. Sono proprio fastidiosi. La panciata. Maronne. Chi è più forte? Hulk ce lo vedrei tantissimo in un incontro della WWE. Comunque, per finire in bellezza, no! Hulk è tornato e ora Hulk arrabbiato. Hulk panciata, vi piace la mia pancia? Sapete, ieri ho mangiato molto. Mi è rimasto tutto qui. Sapete, oggi mi aspettavo più fan club e frittelle. Me l'aspettavo meno Prince of Persia la cosa. Però è bellissimo la distruttibilità dell'ambiente, il casino che si sta creando e io che cado ogni due secondi. Ok, senti. Wow. Credo che sarà un po' difficile ricostruire questo ponte. I cani stanno distruggendo il ponte. Se non li fermiamo potrebbe crollare. Mamma mia. Sbrigati, bestione. Il nostro ponte è bellissimo. Cioè, è una tragedia incredibile e loro fanno battute. Veramente. Avengers, mi avete deluso. Io mi alleo con i cattivi. Dov'è Thanos? Lo vedo. Hulk, okay. Scendo con il Quinjet per Mamma mia. Hulk spacca. Oh. Bellissimo. Mi è molto piaciuta questa... questo tiro da campione. Perché... è un campione. Sono capace anch'io. Tu
tue invenzioni sono pericolose, Stark. Ehi, quelle armi erano per i buoni. Pensi che si tratti di un gioco? Non è il momento, concentratevi, ok? C'è un po' di, sapete, la solita vibrazione, la solita gelosia. Cap, cosa succede lassù? Non lo so, Nat. Un malfunzionamento del reattore. Le rilevazioni sui monitor sono strane. Vedi? Pare che una fonte di calore ci attiri. Ve l'ho detto che c'entrava qualcosa. No, Nat distruggerà la città. Ripeti, Cap, non riesco a sentire. Nat, mi ricevi? Volevi. Ora sono Capitano America. Mamma mia, è troppo bello perché sei tutti. Non è che sei solo uno, sei tutti. Devo un po' abituarmi, ragazzi, scusatemi. Devo anche abituarmi ai comandi. Normalmente dovrei giocare questo gioco con il controller. Ma cosa volete fare voi, le vostre granate? Arrivano là i Rainbow Six. Aspetta. Eccolo. Va bene, tanto il mio scudo mi rende montagna ai vostri occhi. Abbiamo un problema. Lo so. Mamma mia. Non ho mai visto una reazione simile. Arrivo il prima possibile. Cadete. Sono un attimo occupato. Qua sta crollando tutto. Ora ho capito cosa fanno quei cosi. Bene. Li ho evitati. Usiamo l'attacco numero uno. C'è un attacco. Hai qualche attacco speciale, per favore? Dimmi sì. Aggiornami. Quel reattore non si stabilizzerà. Oh no. La struttura molecolare del Terrigen si sta scomponendo in un gas. Tu lo sapevi. Qualche cosa là sotto sta inviando energia al reattore. Tu lo sapevi. È straordinario. Vedi, è straordinario, dice, mentre abbiamo scampato il pericolo. Anzi, non ancora scampato. Raga, che casino. Questi qua vengono tutti a rompere. Ma quanti ne arrivano? È la terza volta che arrivano. Avengers, se mi sentite, il convoglio trasporta una bomba a distruzione sonica altamente letale. Te pareva? Il piano dei nemici è di farla esplodere in città. Precipitiamo. Ve lo ripeto, abbiamo una bomba sonica. Andate a recuperarla subito. Ma che cacchio? Cavalla! No! Putor! No, la nostra Kamala. Mi prendi in giro? Pensavo che le avessero vietate. Diamo un'occhiata, va bene? Cattivi, niente è vietato. È là dentro? Quella si chiama entrata. Ma è Taskmaster! Pure lui, non l'avevo fatto fuori in Spider-Man. È Taskmaster! Lui. Che ci fa qui? Maledetto, guarda. Prendiamo il detonatore. Se esplodesse potrebbe sciogliere tutto nel raggio di 20 km. Beh, cosa stiamo aspettando? No, raga. Ma cosa mi dice che non ce la faremo? Guarda Hulk! Sta facendo cadere il ponte! Dani! Io penserò al pazzo con il detonatore. Vai, allora sono perfetto. Oh cavolo, boss fight. Mamma mia, lo prendo. Mamma mia, se lo prendo. Almeno adesso siamo agili. Sì. L'agilità è il mio secondo nome. L'ho preso, ragazzi. Ne faccio vedere uno io. Si chiama darti una lezione. Vediamo che stupido c'è sotto quella maschera. Ok. La base del ponte è sicura. Andiamo lì, allora? Ragazzi, rendetela ancora sicura per un po'. Hulk, invece di distruggere carri! Delle strane rilevazioni sismiche. Tony, il camion! Ricevuto! Grazie. Vedete che squadra? Questo è gioco di squadra. Per quello siamo nati come Avengers. E siamo una squadra. Io voglio vedere chi c'è. Gliel'ho rubato! Bene. Sai, speravo di affrontarti. Invece non ho mai ripensato. Cavolo! Fatti sotto! Mamma mia, è bellissimo avere le armi in uno scontro a fuoco. Alla fine la spada mi fa ridere. Io ho le pistole. Spada contro pistole, chi vince? No! Non così! Oh cacchio! Aia! Mi ha tolto la pistola!
È un rano. Oh. Ok, ok. Molto belle le fight, devo dire. Ho rotto il tuo prezioso jetpack. Non importa, ora ho questo. No, cosa? Me l'ha ripreso? Me l'ha ripreso? No! No! Non è possibile. No! Continua a schivarlo. Sì. Aia! Comunque lo sto arando bene, ragazzi. Lo sto facendo innervosire. Però sta crollando tutto dietro. Sta crollando tutto, maledizione. Io non riuscirò a schivare all'infinito, raga. Però l'ho quasi spaccato. Mamma mia. Sì, sì. Ha pochissima vita. L'ho maciullato. Stai ancora provando a mettere insieme i pezzi. Non scapparmi. Non scapparmi. No, ma... Oh, ma come fa? Allora, ma cosa hanno portato le tue indagini? So che non ho imparato le mie mosse. E che questo puzza di diversivo. Basta parlare. Devo farlo fuori. Che c'è? Non ti piacciono le sorprese? Non se l'aspettava! Guarda che non faccia. Prendi appunti meglio. Bene. Dargli un colpo e finiscilo. Oh. Bene. Avevi previsto anche questo, eh? Pensavi di aver vinto. Ma di che diavolo stai parlando? Guardati attorno, Romanov. Il mondo si ricorderà di questo giorno. Ma... Il giorno in cui i loro eroi fallirono. Ma abbiamo più o meno... Cioè, vabbè. Un po' fallito, ma anche vinto la battaglia. La bomba non è esplosa. Che sta succedendo qui? Poteva andare peggio? Ah, ok. È andata peggio. La città collassa. Non parlo più. La città collassa. Maledizione, una trappola. Steve, puoi sentirmi? Vattene subito! Steve. Beto. E Kamala? Al diavolo. No, Capitan America ci muore qui. Capitano! No! No. Hulk arrabbiato! Hulk piange adesso! Che gli farà il massaggino? Però Kamala è scappata! 5 anni fa, gli Avengers presentarono una tecnologia pericolosa e non testata, causando una quantità di danni mai visti prima. Danni? Il nostro amato Captain America è stato ucciso durante il tentato furto di questa tecnologia. Migliaia di persone innocenti ucciso. Sono morte. E molte altre portano ancora le cicatrici di quelle che oggi conosciamo come A-Day. No. Centinaia di malati sono rimasti bloccati in strani bozzoli per poi emergerne con pericolosi poteri sovrannaturali. Senza alcuna cura, la malattia si è diffusa in tutto il paese. E mentre sia lo SHIELD che gli Avengers promettevano di sistemare la situazione, la testimonianza del dottor Banner ha messo la parola fine a un'era. Voi cosiddetti eroi avete trasformato San Francisco in una zona di quarantena piena di gas infetto. Avete creato esseri malati e potenti che seminano il caos, molti dormienti e non identificati. Aiuto. Quindi le ripeto la domanda, dottor Banner. Gli Avengers sono un pericolo per la società? Sì. Sì. Ecco. Dopo essere stati dichiarati fuori legge, il gruppo di eroi si sciolse. In verità, molti di loro se ne erano già andati. No. Con la liquidazione della Stark Industries, no. Il dottor George Tarleton, una vittima degli avvenimenti dell'A-Day e fondatore delle avanzate idee meccaniche, pensa che la scienza sia la soluzione ai problemi del paese. Eccolo. Vorrei tanto sapere cosa è successo al capitano Rogers, ma non ero vicino alla stanza del reattore. Non ho risposte, quindi, ma posso promettervi questo. No, va a cagare. Io userò questa mia seconda occasione per rendervi più sicuri. Vuole conquistare il mondo. Alla malattia degli inumani. Inumani. Parole che saranno di conforto alle famiglie distrutte dalla malattia. Pecca forse di arroganza? Sono in molti a criticare la IM. La cosiddetta resistenza diventa ogni giorno più ancora numerosa. È quello di prima. Io sono adesso... Phil Sheldon, in diretta per l'anniversario dell'A-Day. Non riescono a vedere la rivoluzione sotto i loro nasi. Ma Kamala, secondo me, è ancora fan, vero? È ancora proud Avengers. Avanti. Dove siete finiti?
Ci deve pure essere un indizio. Vuole ritrovare gli Avengers. Ma ciao. E curiosa l'hai? Se riesci a indovinare, copia tutto quanto. Contatto io. Ma questo è un virus. Ma qui è un virus. Queste cose sono stra-scamming. Oh, un vecchio sito Stark. Hai un attimo per me, Beta? Sì, certo. La partenza per il ritiro della moschea è tra un paio di ore. Puoi ancora raggiungere le altre all'autobus. Era oggi. Kamala, abbiamo già discusso. Il ritiro è una buona occasione per tirarti fuori da tutto questo. Respirare dell'aria nuova, ridere. Ma chi ha tutto questo? Delusa, come l'ha detto? Hai ragione. No, non ha ragione. Ci penserò. Bene. Ci penserò vuol dire molto no. Molto bene. Sì, credici. E ci sarà il gelato. Il gelato. Meglio ancora, niente ragazzi, solo divertimento. Scemo. Ti voglio bene. E io di più. Eccolo. Ha imparato bene, proud father. Ma non capisci. Ok, dove eravamo? Suggerimento password. Ma dai, mamma, che boiata. Figurati se trovo un sito a caso così. Ma è finita la storia. Cosa? No. Cosa? Credevi di essere esperta, eh? Forza, Kamala, ci puoi riuscire. Eccolo lì. Oh, giusto. L'amore in quel senso. Vedi. Cavoli. Forza, ragazzi. Devi usare la tua conoscenza. Sei la fan più pro del mondo. Lo devi sapere. Non ci credo. La tuta? Non può essere. Vabbè, provo. Ho solo un tentativo. Posso ritentare domani. I am Iron. Oh mio Dio, sono dentro. Ma guarda. Sono dentro. Non ci credo. Sì, copiare tutto. Copiare tutto, hackerare. Sia benedetto l'ego smisurato di Tony Stark. Ok. Complimento più strano. Oh oh. Che succede? No, Mamma. Bloccata. Ma che cosa è successo? Lo sapevano. Però qualcosa è rimasto nella chiavetta, forse. Ma ho copiato qualcosa, lo so. Ah. Bene. Vedrò al quartier generale. Dove vuoi andare? Vuoi andare? No, non ci credo. Vuoi andare alla torre? Ho sollevato un bel vespaio. Ma si sono già accorti? Oh cacchio. Devo andare al quartier generale e scoprire cosa c'è su questa chiavetta. Ma adesso io non ho i poteri, vero? Ho solo il potere di saltare, vabbè. Papà! Ah, ma no, ce li ho! Ce li ho! Allora, easy! Bene! Ok. Mi sa che devo andare per di qua. Non... Ah. Non dovevo andare lì. Guarda. Mamma mia, è molto Mr. Fantastic lei. Cioè, l'eroe che più gli si avvicina, secondo me, è Mr. Fantastic. Che è da un po' che non lo vedo in giro. Cosa gli è successo, poverino? È crepato? I don't know. Dove cacchio? Devo fare un salto? Ah no, devo andare per di qua. Ok. Stappane volanti sono ovunque. Stappane volanti cattivi. Devo... Cosa è qui? Bell'indizio, ragazza. Che vuol dire? Ah, per trovare il loro quartiere generale, E salta! E... non segno. Ok, devo andare... Grazie, devo usare alcuni oggetti per poter volare! Si vola! Si è vola! Fatto. Ok. Carina questa sezione parkour. A che serve una sicurezza avanzata Benissimo. Quando solo io posso fare questo salto? Solo io? Ah, ma il suo quartier generale, ne ha uno lei.
Pensavo che volesse andare dagli Avengers a fare qualcosa. Il quartier generale. È un po' un casino, ma è tutto mio. È tutto mio, la casa sull'albero avengerosa, potremmo chiamarla. Devono solo provarci ad attaccarmi dalla distanza. Braccia allungabili e via! Amir impazzirebbe se lo vedesse. Ma quindi secondo me ho ricevuto i poteri forse durante quell'attacco. Sono una di quelle persone che ha ricevuto il potere, vedi? Forse papà neanche lo sa, forse. Non lo so. Perché questo gioco è diverso dai fumetti. Devo fare qualcosa. Ah, hai visto. Guarda quanti. Qua tutti i fumetti che avevo preso alla fiera. E mica li ho persi, eh. Di nuovo il Bradipo. Ehi, Bradipo. È ora di lavorare, basta poltrire. Eccolo qua il mio laptop. Qua posso metterli. Perché una cosa segreta si fa in un luogo segreto. Vediamo che c'è. La chimera? Deve essere il video di sicurezza del reattore. Quella che avevo toccato anche. Dottor Tarleton. Vedi che ha fatto qualcosa. Ma dovrebbe essere sul ponte di comando. Invece? Oh, Cap. Che succede? Forse vuole impedirgli di fare le cose. Dobbiamo andare, dice. L'ha chiuso dentro! È assurdo. Gli ha detto vado a salvarmi e poi l'ha chiuso. L'ha chiuso lì dentro. Nessun malfunzionamento. Traditore Cap. Nano. Oh mio Dio, ha ucciso Cap. Non ci credo. Cosa? Tiny Dancer. Lime mi sta cercando. No! Oh, no. No! Please! Che faccio? Parco degli eroi. Statua di Capitan America. Devo andare lì. Che ormai come sarà ridotto? L'avranno tolta la statua. E se non lo fosse? Beh, non abbiamo molta altra scelta. Credo. Scappo in Utah. L'hanno portata lì? Qualcuno deve vedere il video. Dobbiamo mostrarlo a uno degli eroi. Devono capire cosa è successo. Che la verità è che noi non falliamo mai. Usa la testa, Kamala. Beh, allora il parco consegno c'è ancora. La prova e il gioco è fatto. Ok. Mamma mia, mannaggia a te. I hate you. Devo andare al parco e questa non è una passeggiata normale, ragazzi! Per ora si scende. Vai, per ora si scende. Scendi! Oh, bene. Nei quartieri più malfamati di New Motherfucking York sono... Ok. Il disastro sulla nave degli Avengers, la chimera, ha distrutto San Francisco. Sembrava la porta. La porta, certo! La porta! Ok. Oh! Inumano. Del protocollo inumani, sezione 3, paragrafo 8.2. Vi invitiamo a restare fermi mentre completiamo la scansione. Ma cosa? Ce n'è uno persino qui. Va tutto bene, tesoro. Non ti agitare. Magari è sua moglie. Completata. Non ho rilevato DNA di inumani. Grazie per la collaborazione. Se volete lasciare un feedback sulla scansione di oggi, potete compilare il questionario. Fammelo. Però doveva scansionare anche la moglie. È successo davvero? Visto? Niente inumane. Forse era solo un'ispezione casuale. Ero io l'inumana. Ero io, Oh, mi stanno cercando. Mi stanno cercando. Porca trota. Basta sta casa che mi sta mettendo l'ansia. Aiuto, devo prendermi un'ansilene. Marlene. Oh, cacchio. Ok, ragazzi, mi sto abituando. Please. Non è proprio normale andare da qui. Qui cosa c'è?
Tieni premuto? Ho trovato un fumetto, va bene lo stesso. Grazie, miei braccia oblunghi. Ponte di comando. Chissà su che altro potrebbe mentire. È vero. Perspicace, mia cara Watswitz Kamala. E scivola! Sempre scivolando! Saltato in testa! Ma tu hai il tuo potere, stai zitta! Poi però fa male alla mano, vedi? Se non avessi la mano geneticamente modificata, niente. Non è stato aggraziato, ma ce l'ho fatta. GG per te. Raggiungiamo la statua di Cap. Vedi come sono abbandonate. You suck, dicono. Gli hanno detto tutte le cose brutte. Sono sempre qui con i miei genitori. Oh, raga. L'ha proprio abbandonato. Tutto per costruire la sua nuova clinica. Che spreco. Mamma mia, Stark sucks e lui è contento. Maledetto. Tutti a criticare e a vandalizzare. Ti spiezzo in due. Tutte le vittime tutti di quel giorno del Lay Day. Scomparsi. È Jessica. Mi preoccupa davvero Abu. Chi è quella Jessica? La prima persona definita inumano. Wow. Ah. Sono passati 4 anni. Ed è sparita? Basta dirmi inumano. E che cavolo? Sono serve un po' umano. Questione. Oh? What? Che succede qui? C'è Godzilla, ragazzi. Cap. Anche lui? Capitano. È passato di tempo. Cap. Capito a proposito. Le sue belle frasi. Oh, ma c'è un barbone. Ah no, ma è Capitan America. Tiny Dancer. Ma aspetta. Dammi qua. Secondo me è un inumano pure lui. Ah, ma è quello del fumetto. Ehi, ehi. Dove vai? Casa. Davvero? No, i resta bulletti. Con noi. Vuoi bere? No, grazie. Cosa? Sei qui per pregare? Ho solo preso una scorciatoia, tutto qui. Certo. Maledetti. Coraggio, vattene da lì. Okay. Sì, come può andarsene? Bell'accendino. Puoi darglielo? Quindi vuoi che tornino, eh? Aia. Così uccideranno ancora. Cosa? Aia. No. No? No? No. Quindi cosa? Ti piacciono gli inumani? Dai, ragazzi. Stupidi simpatizzanti. Ti piacciono gli umani? Fermi! Ehi, va tutto bene? Candelina ha un'amichetta. Zack, guarda la borsa. Cosa c'è? È una simpatizzante. Che problema avete? Voglio solo andare a casa, ok? Ma che cosa fai? Qua questo era aggressivo. Si trovava a Lay Day. Aveva scritto delle idiozie su Captain America. Cap, non c'entra niente. E invece c'entra e come? È diventato un mostro viola. E poi l'hanno portato via. E allora me la... E poi è morto. Basta! È morto. Zack, è morto. Oh! E adesso muori anche tu, allora. È una di loro. Non fatevi toccare. Scappiamo. Ehi. Mi spiace. Tutto ok? Mi spiace. È la rabbia. È il Bruce Banner che è in me. Forza, adesso scappa pure via. Lui. Non mi toccare. Cosa? Aia. Ma ti ho appena salvato. Sei Tiny Dancer, no? Che cosa devo fare? Di che cosa parli? Non è lui. Prego, lasciami andare. Oh oh. Ma quindi non era lui. Ehi. Non era lui. Ma porca vacca. Devo muovermi. No 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 no. No 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 no. No 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 no. Corri 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 corri. Ok. Stai nascosto qui. Stai nascosto qui. Stanno cercando. Stanno cercando. Maledetti. Maledetti schitti umani. Melma. Bene. Ok ok ok. Devo tornare a casa. Mia madre mia. Questa è l'uscita. Questa è un'uscita. Questa è un'uscita. Questa pensa non è un'uscita. Pensa. Un posto dove non ti troveranno. Dentro Thor.
spero che non sappiano nuotare. Ah, nelle fogne. Oh, che schifo. Ok. Tartaruga Ninja confermate come nuovi Avengers. Diciamo che saranno loro. Splinter, arrivo. Lucertole delle fogne, arrivo. Lucertole delle fogne. Oh, chissà no. Chi troverò qui dentro. Questo fa ancora più schifo. Mi stanno anche cercando qui dentro poi. Senza pietà proprio. Senza ritegno. Si stanno aprendo la strada. Mignomo! Stanno entrando, ma come fanno a saperlo? Non hanno il naso, non hanno i cani, sono robot, non possono respirare. Cacchio. Devo speedrunnarla. Stanno arrivando per di qua. No, devo andare per di qua, qua sopra, santo cielo. Ok. Qui posso fare qualcosa? Qui c'è qualcosa? Non immaginavo che avrei concluso qui la giornata. Qui c'è qualcosa. Spingendo cassonetti dell'immondizia. Perfetto. Andiamo qui. Oh. Forse posso entrare là dentro. IM ha degli umani che mi stanno cercando. E che siamo sicuri? Trasportarsi. No, vabbè, raga, ma cosa hanno? La scienza. Guarda che sto potere, avete visto? Anche se è troppo lontano. No problema per Kamara-chan. La mia seconda waifu. Ok. Oh, io sto provando a scappare da un'ora. Comunque, ragazzi, sta fuga è lunghissima. Ora vuoi vedere che mi prende uno? Via libera pare, eh? Tu credi? No. Puzza di trap. Vedi, sempre così. Me l'aspettavo. Santo cielo! Non può essere. È comunque un problema. Ah. Ragazzi, ma la sapete una cosa? Io mi fermo qui, proprio peggio della Mediaset. Anche perché sennò l'episodio viene veramente troppo lungo. Quindi ragazzi, fatemi sapere nei commenti se volete altri episodi lunghissimi su questo gioco. Ve lo porto il più spesso possibile. Se voi mi supportate con un mega like, lo dite agli amici. E visitate anche il negozio in descrizione se volete avere un pupazzo che probabilmente in futuro si unirà agli Avengers. Per il resto, vi ringrazio per la visione, se mi sembra un gioco molto carino. Più cinematico, forse anche di Spider-Man su alcune cose, però alla fine, secondo me, Spider-Man era ancora una spanna sopra qualitativamente in complessiva. Però molto carino, mi sta piacendo la storia, come si sta evolvendo. Mi sembra veramente piena di colpi di scena. Quindi, dai, andiamo avanti, non so quanto lungo sarà, mi informerò magari su quante puntate dovremo fare e ve lo comunicherò nel prossimo episodio. Per il resto, vi ringrazio per la visione, Avengers Uniti, e noi ci vediamo al prossimo Gabby Fist!